Recentemente è giunta notizia che Johnny Depp avrà un ruolo all'interno di Animali Fantastici e Dove Trovarli, dove molto probabilmente interpreterà Grindelwald, il primo mago oscuro che ha terrorizzato il mondo magico all'epoca di Newt Scamander. Lo spin-off di Harry Potter non è certo però il primo film fantasy di Depp, l'attore è ormai un veterano del genere. Ecco, oggi ho per voi la classifica dei 10 migliori film fantasy in cui Johnny Depp è protagonista, stilata da cinematograph.it. Nella descrizione trovate il link all'articolo completo. Fatemi sapere qual è secondo voi il miglior ruolo fantasy di Johnny Depp nei commenti qui sotto. Ma partiamo con la nostra classifica e al decimo posto abbiamo Dark Shadows, dove Johnny Depp interpreta il ruolo del protagonista Barnabas Collins, un uomo del XVIII secolo, trasformato in vampiro da una giovane strega e seppellito vivo. Per questo ruolo Depp ha dovuto fare durante la preparazione del film una dieta a base di tè verde e frutta a basso contenuto di zuccheri, perdendo peso fino a 63 kg. Al nono posto c'è Parnassus, l'uomo che voleva ingannare il diavolo, un film che ha una storia particolare alle spalle. Come protagonista del film, inizialmente, era stato scelto Heath Ledger, morto, suicida all'età di 28 anni, come sappiamo, ancora prima di completare le riprese di questo film. Invece di annullare le riprese del film, il regista Terry Gilliam ha scelto tre attori che avrebbero praticamente finito il lavoro di Ledger: Colin Farrell, Jude Law e appunto Johnny Depp. All'ottavo posto abbiamo Alice attraverso lo specchio, con Alice che cerca di salvare non solo il paese delle meraviglie, ma soprattutto il cappellaio matto che lentamente si lascia morire. In questo film troviamo infatti un Johnny Depp nelle vesti del cappellaio triste, incapace di ritrovare il sorriso che prima invece aveva sempre stampato sul volto. Al settimo posto, un'altra collaborazione tra Johnny Depp e Tim Burton, Il mistero di Sleepy Hollow. Questa volta Depp interpreta Ichabod Crane. Siamo nel 1799 e un misterioso cavaliere senza testa spaventa la cittadina di Sleepy Hollow. Ichabod Crane indaga in questo inferno senza fine, la cui unica luce è la dolce Katrina, la ragazza più bella del paese, di cui il protagonista si innamora. Da grande appassionato di animali, dovete sapere che Johnny Depp, dopo le riprese, ha adottato Andaluso, il cavallo con un occhio solo che ha accompagnato Ichabod Crane durante tutto il film. Bravo. Al settimo posto abbiamo Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma. Il primo film della saga ha decretato il successo del personaggio più amato degli ultimi anni, Capitan Jack Sparrow. Ma con il secondo film Johnny Depp ha dato prova di essere un grande attore. Depp è infatti abituato a leggere per linee generali la sceneggiatura, pare, dando per la maggior parte del tempo libero sfogo alla sua immaginazione. È successo così anche in Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma. In una scena infatti si vede Johnny scendere dalle scale canticchiando davanti alle facce un po' sconcertate di Orlando Bloom e Keira Knightley. La cosa divertente è che nella sceneggiatura non c'era traccia di quel motivetto o dell'entrata in scena in quel modo, però la sua interpretazione è piaciuta talmente tanto che è rimasta nel film, diventando pure una delle scene più spiritose della saga. E bravo Johnny! Ci avviciniamo sempre di più al podio. Al quinto posto abbiamo un'ennesima collaborazione tra Johnny Depp e Tim Burton. L'attore ha sempre interpretato personaggi un po' strambi e quello del cappellaio matto è sicuramente uno dei personaggi più strambi, divertenti e anche profondi che Johnny abbia interpretato. Anche se non è il protagonista, Depp riesce a prendersi la scena decisamente grazie alle sue performance, come possiamo vedere anche in questa nuova trasposizione cinematografica del libro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Quello che forse non sapete è che Johnny Depp non era presente fisicamente sul luogo delle riprese, dato che il suo personaggio è realizzato completamente in 3D. Ammappete. Abbiamo detto Johnny Depp e Tim Burton? Ecco qui un film d'animazione bello, bello, bellissimo, con il magico trio, cioè Tim Burton nei panni del regista, Johnny Depp in quelli di Victor e Helena Bonham Carter nelle vesti della bella e dannata Emily, la protagonista del film. E si tratta di La sposa cadavere, che si piazza al quarto posto. Arriviamo al podio con un'altra collaborazione tra Tim Burton e Depp, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Se siete amanti dei film di Tim Burton, sicuramente avete fatto caso agli easter egg presenti nel film, come la scena in cui Wonka Depp mantiene tra le mani delle forbici e indugia un po' sulla telecamera, che è un chiaro riferimento a Edward Mani di Forbice, o le pecore dal vello rosa che rimandano invece al film Ed Wood. E a proposito di Edward Mani di Forbice, è proprio questa prima collaborazione di Burton e Depp che si piazza al secondo posto. E sul set di questo film Depp ha trovato non solo l'amico per la vita, ma anche l'amore. Beh, non proprio per la vita l'amore, perché ha avuto una relazione con la coprotagonista Winona Ryder, per cui si era fatto pure un tatuaggio, Winona Forever, modificato poi in Wino Forever una volta che la storia si è chiusa, e Wino vuol dire ubriacone o beone. Insomma, un bel ricordo gli ha lasciato la Ryder.
e al primo posto non poteva non esserci Capitan Jack Sparrow. Il pirata strano, menefreghista, innamorato solo del rum, è troppo, troppo divertente. Grazie a questo film l'attore si è conquistato il cuore di molti bambini. Sapevate però che Johnny Depp non doveva essere il protagonista di questa saga? Pare infatti che i protagonisti dovevano essere solo Keira Knightley e Orlando Bloom. Depp doveva interpretare solo un personaggio di contorno, però la sua interpretazione fu così brillante e il suo personaggio così straordinario e coinvolgente da convincere i creatori del film a far girare poi tutta la storia intorno a lui. E bravo Johnny Depp, bravo, bravissimo. Io vi aspetto prestissimo con nuovi video, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati e poi attivate le notifiche dalla homepage, cioè in pratica dovete cliccare sulla campanellina per intenderci, per ricevere sempre le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video e rimanere sempre più aggiornati. Ciao a tutti da Valeria!